Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Di recente, Gianni Sperti ha fatto una confessione su Maria De Filippi, un aneddoto sul suo legame con lei che non tutti conoscono. Punto L'opinionista di Uomini e Donne commuove con le sue parole. Come sappiamo bene, lui è molto legato a Maria De Filippi. Da anni riveste il ruolo di opinionista nel suo programma Uomini e Donne e in tutto questo tempo ha sviluppato con lei un solido rapporto d'amicizia. In passato la conduttrice l'ha molto aiutato e Gianni ha spiegato cosa ha fatto per lui. Le parole dell'ex ballerino hanno spiazzato tutti. La confessione è arrivata dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, morto all'età di 84 anni lo scorso 24 febbraio. È questo un momento molto duro per la conduttrice e Gianni Sperti con le sue parole ha voluto in un certo modo ringraziarla e dimostrarle quanto le è grato. Gianni Sperti, la confessione su Maria De Filippi. Gianni Sperti vuole molto bene a Maria De Filippi, il suo volto affranto durante i funerali di Maurizio Costanzo, nella chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, è stato ripreso più volte dalle telecamere. In questo momento di dolore è stato molto vicino alla conduttrice e adesso ha voluto ricordare anche quanto le sia grato per ciò che ha fatto per lui. Forse non tutti sanno che è stato un ballerino professionista e questo l'ha reso famoso negli anni 90, periodo in cui faceva parte del cast di Buona Domenica e La Sai l'Ultima? Proprio in quei tempi ha conosciuto Paola Barale, con cui ha iniziato una relazione e si è sposato nel 1999. Il loro matrimonio, però, è naufragato dopo soltanto 3 anni, pare per scelta di lei. È iniziato così per il ballerino un periodo molto buio. L'intervento di Maria De Filippi. La depressione ha preso il sopravvento e Gianni entrò in una profonda crisi. In quel momento Maria De Filippi arrivò in suo soccorso. Fu lei a credere in lui e a spingerlo a tornare a lavorare. La persona che mi ha aiutato dopo la fine del matrimonio è stata Maria De Filippi. Mi ascoltava, mi lasciava parlare. Ha fatto in modo che riacquistassi fiducia in me stesso. Maria De Filippi lo chiamò a Uomini e Donne per fargli fare l'opinionista, dandogli così la spinta giusta per ricominciare e rialzarsi. E quel ruolo gli è calzato talmente a pennello che lo ricopre ancora dopo tanti anni. Questo è il motivo per cui è tanto grato alla conduttrice e sua amica. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.